Ok, c'è abbastanza. Ok, adesso dovreste vedermi molto meglio. Aspettate un attimo. Ok. Benvenuti in questo. Scusate, ma sono abbastanza stanco, quindi se mi vedete tipo così è perché sono un po' stanco. Comunque, benvenuti in questo primo gameplay di Monument Valley. Oggi inizieremo a giocare a questo gioco, diciamo abbastanza particolare. Non so di preciso quanti livelli abbia, penso che abbia una trentina di livelli, non so. Comunque. Ok. Carina la musichetta. Non ora. Tanto sicuramente lo finirò in poco tempo. Cioè, diciamo in un paio di video questo gioco. Penso sia una decina di video in tutto. Poi non so se saranno di più. Ok, ovviamente cominciamo il primo. Un carino l'audio che c'è dal gioco. Ma non era il livello di prima? Ma infatti. Ok. Ok, allora pensavo che era tutta la fase tipo con il livello. Ok, adesso dobbiamo fare comunque di nuovo. Dobbiamo fare il secondo ora, quindi. Ok. Perfetto, si è spostato. Capitolo 2. Il giardino, in cui Ida intraprende un viaggio alla ricerca del perdono. Interessante.
Un attimo. Ah sì, infatti ogni livello sblocca una cosa. Capitolo 3, scusate, Tempio nascosto, in cui Ida fa un incontro inatteso. Ok. Diciamo che il gioco è ben strutturato. Per lungo tempo hanno queste vecchie ossa attese nell'oscurità. Quanto a lungo hai vagato, silenziosa principessa. Perché sei qui? Ed è finito? Non ha avuto tipo risposte, tipo non ha parlato, beh, boh. Ok, siamo andati qui. Ah. Capitolo 4. Palazzo dell'acqua, in cui Ida scopre nuovi modi di camminare.
Di nuovo. Questa era la valle degli uomini. Tutto ciò che resta ora sono i nostri monumenti, spogliati delle loro glorie. Principessa ladra, perché hai fatto ritorno? Ok, vediamo un po', siamo già a 15 minuti. Vabbè, facciamo l'ultimo livello e la concludiamo per oggi. Capitolo 5, la guglia, in cui Ida incontra il fastidioso popolo dei corvi.
Ok, qua quanti ce n'è ora? Ok, direi che per questo gameplay è tutto e noi ci vediamo alla prossima.